Buongiorno a tutti, buongiorno! Buongiorno! Buongiorno Ilenia! Buongiorno Leo! Buongiorno, benvenuti a Due Chiacchiere in Cucina, anche oggi pronti per cucinare insieme, pronti per attraversare il magico mondo della... Di crimi! Anche quello, se vi può far piacere. Magica, magica. Quella era Amy, Amy, okay. Crimi, May e tutto l'altro, ok? Ok. Va bene, vediamo che le fiabe sono sempre servite, anche i cartoni animati, anche Ilenia. Oggi cucineremo una ricetta unica, una ricetta, un dolce. Oggi faremo veramente alta pasticceria, ti darò tre basi di tecnica pura, sì, per fare un unico dolce, un unico dessert che sarà una crostata con i sapori del tiramisù. Ecco, quindi un qualcosa di complesso, bisogna dire la verità, però... Infatti insomma, ci servirà una puntata intera. Una puntata intera. Seguiteci passo passo perché è importante seguire tutto il procedimento. Nel frattempo famo noi... se ne ha bevuto. Dai, sì, sì, dell'acqua buona fa sempre bene. Noi invece andiamo in pubblicità, solo pochettino pochettino, e poi arriveremo con questa crostata magica. Cin cin. Bevi, bevi, non si dice, bevi. Ma... Cin cin. Bentornati nella nostra cucina, noi siamo pronti a fare le nostre due chiacchiere, anche oggi Ilenia ed io. Allora, il problema è questo, ok? L'ansia. Il fatto che tu mi hai chiesto di darti una mano. Sì. Hai anche, diciamo così, detto che la ricetta è difficile, che la ricetta avrà bisogno di attenzione, di attenzione. Quindi io mi sto un attimo, come si suol dire, riempiendo di strizza. Ah, ecco, okay. Anch'io. Sì. Quindi io prima mi lavo le mani, perché altrimenti poi mi bacchetti. Ok. E poi... Tu dici gli ingredienti. Sì, 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 voglio essere pronto. Ci sono tre preparazioni fondamentali. La prima è la pâte sucrée. Che io non riuscirò a ridire. Poi ci sarà... Poi c'è la crema al cioccolato, sì. Poi la crema al mascarpone. E poi... E poi dovete andare a camminare. Allora, va bene. Allora, intanto io do gli ingredienti. Prima di una simpatica camminata, vi serviranno per la pâte sucrée 300 g di burro appomata, 500 g di farina, 60 g di farina di mandorle, 190 g di zucchero a velo, due pizzichi di sale, un cucchiaio di polvere di caffè e due uova. Per la crema al cioccolato, invece, serviranno 200 g di cioccolato fondente al 72%, 100 ml di panna fresca, 150 g di zucchero, 300 g di mascarpone. Per la crema al mascarpone serviranno 150 g di zucchero a velo, 130 g di panna da montare e 250 g di mascarpone. Per concludere, ovviamente per decorare, del cacao amaro in polvere per insomma, spolverare sopra. Non vi preoccupate se non siete riusciti a vedere gli ingredienti fin da subito, segnarli tutti, che li vedrete in sovraimpressione, sì, durante la pancia. Puntata, o se no andate sul nostro sito, troverete ovviamente come sempre tutte le ricette coordinate, insomma, con tutti gli ingredienti e le preparazioni. Sì, allora partiamo per prima cosa con la pâte sucrée. Sì, è inutile che mi guardi ogni volta, non riesco a dire questa cosa, pâte sucrée. Pâte sucrée. Perché poi c'è un po' come se uno ci avesse un po' di quel raffreddore di stagione, no? Di stagione, sì. Io non ho studiato francese, neanche per cui io. Faccio un po' di fatica, sarei più da tedesco io. Infatti, da secondo France. Me stiamo dicendo delle cose inaudite, però va bene. Allora, per prima cosa vado ad ammorbidire. Allora, la prima cosa che faccio fare a te, sì? Immediatamente, è quella, sì? Di tritarmi il cioccolato, che mi servirà per preparare poi la ganache. Va bene. Perché la ganache non si fa come normalmente tutti fanno. Sì. Devo aprire un po' il palcoscenico? Ma si lancia in aria il cioccolato sperando che ci sia dell'umidità in modo che, esatto, si apprenda. Va bene. Allora si va a tritare finemente il cioccolato nei tempi abbastanza brevi. Vabbè, ma il cioccolato vuol dire va bene a tutte le feste, esatto, importa il calendario. Esatto. Dopodiché, per fare la ganache, si versa la panna calda, ok, sopra il cioccolato tritato. Okay. Quindi non si fa al contrario, che si scalda prima, si scioglie il cioccolato e poi si aggiunge la panna fredda, perché perde anche di lucidità. Ok. Okay. Quella che sto perdendo io, lucidità, cercare di non tagliarmi le dita. Esatto. Allora, io ti consiglio, quando si va a tritare, bravo, due mani e vai di seguito. Quindi non serve finissimo, finissimo. No, calcolo che questa sarebbe la soluzione migliore per avere comunque una più veloce scioglitura. Ok. Scioglitura? Scioglitura esiste?
Non si sa, abbiamo indecisi anche i curatori del Dizionario Bazzanti. Dizionario Bazzanti lo trovate in tutte le bancarelle a qualsiasi sagra paesana. Allora, io ho ammorbidito il burro, l'ho lasciato fuori a temperatura ambiente. Calcoliamo che adesso le temperature della cucina non sono proprio così, insomma, sì, calde. Ecco. E quindi se abbiamo delle difficoltà andiamo magari a schiacciarlo leggermente con la forchetta. Okay. Però l'importante è che sia bello cremoso, ecco, come una pomata. Senti, io devo fare il preparato per un uovo di Pasqua, non posso fermarmi? No, tutto ancora, quella è la quantità da fare. Okay. Allora, si va a montare il burro insieme allo zucchero a velo. Tu mi chiederai. Sì, a proposito. A proposito, ma che differenza passa tra la pasta frolla e la pâte sucrée? Che differenza passa? Nessuna, non mi dire nessuna, se no hai messo curiosità a tutti senza no, arrivare e invece a una ce n'è abbastanza, ce ne sì, sono abbastanza di differenze. Sono comunque entrambi paste friabili che sono adatte per la pasticceria, tipo le crostate, i frollini. Però la differenza maggiore tra le due è che nella pasta frolla, quindi la frolla italiana, si utilizza un burro freddo. Sì. Ok. Nella pâte sucrée invece c'è il burro pomata morbido che viene montato con lo zucchero a velo. A questo viene aggiunta anche una componente grassa data dalla frutta oleosa, che può essere la farina di mandorle, una farina di nocciole. E perché? Perché nel tempo, anche una volta cotto, fa uscire la parte di umidità e me la mantiene sempre friabile. Hai presente quando noi mangiamo una crostata e andiamo a tagliare la fetta e la farcitura sopra resta bella compatta e la frolla alla base si spacca in mille pezzi? Si distrugge, ecco. Infatti diventa troppo friabile. Esatto, lì, no? Quella, oppure troppo solida. Ok. Ok, e quindi lì c'è un errore dell'esecuzione. Quindi non è solo un errore magari di cottura, ma un errore di impasto proprio in quel caso. Bravissimo, anche perché la pasta frolla va lavorata veramente poco per non sviluppare la parte glutinica della farina. Ah, ok, ok, perfetto, la maglia che è fondamentale. Esatto. Sentite, io vorrei dare un'idea a qualche produttore o comunque distributore di cioccolato. Farlo già in scaglie? Esiste, esiste? In pastiglie. Come in pastiglie? Sì, quello classico. Sì, ma comunque in pastiglie lo devi tritare lo stesso. No, perché è adatto appunto per lo scioglimento dei ghiacciai. Ah, ok, quello che si usa, ho capito, che sembrano delle merendine per bambini. Allora, c'è anche un ordine nell'inserimento degli ingredienti. Burro a pomata, che tu vedi io sto facendo montare e sfumare in maniera molto veloce. Ok. Quindi devo creare una massa montata, ok? Lo zucchero a velo mi permette di avere una perfezione anche nella presentazione, quindi avere meno cristalli presenti, quindi si deformerà meno, rimarrà bello in forma. Perché comunque il cristallo dello zucchero magari poi tende a far smontare tutto. Uscire l'umidità, okay. Perché la granulometria dello zucchero, adesso visto che hai le mani sporche lo trasferisci qua. Questo è schiavismo, è sfruttamento di una persona. Allora, volevo far vedere il burro come è diventato con lo zucchero a velo. Eccolo lì. Ok? Bello cremoso, bello montato. A questo adesso aggiungerò la mia parte di frutta oleosa, quindi una farina di mandorle in questo caso. Ok? E questo è l'altro ingrediente che io vado a inserire all'interno. Io ho fatto dei danni allucinanti, Buono, aspetta che non mi vada in ebollizione la panna. No, ok, perché già avevi messo un attimo in forno a microonde. Esattamente, perché questa adesso la verserò all'interno del mio cioccolato. Sì. E poi la lasciamo raffreddare. Ok, perfetto. Io mi lavo un secondo le mani, scusate. Allora, non sono procedimenti difficili, però sono dettagliati, hanno bisogno di essere fatti in quest'ordine e con questa... Esatto. Quindi nel caso in cui diciate, no, vabbè, ma che non te lo faccio dopo, attenzione perché il risultato potrebbe non essere quello sperato. Più che altro ti complichi la vita. Allora, la pâte sucrée, quindi la base, possiamo prepararla tranquillamente anche il giorno prima, perché in questo caso cosa sarà? Sarà cotto solamente il guscio.
cioè viene fatta una cottura in bianco. Ok. Quindi una cottura senza farcitura, alla quale dopo aver steso la mia pâte sucrée, o chiamiamola pasta frolla all'italiana, Tom mescola intanto. Ecco, dai. Sì. Andrà aggiunto un foglio di carta forno adagiato sopra, okay, con dei legumi secchi per non spendere troppi soldi. Oppure possiamo utilizzare le classiche biglie adatte alla cottura, perché noi non dobbiamo farla lievitare. Ok, perfetto. Perché se si gonfia si deforma e quindi avremo una crostata, insomma, non proprio perfetta. Ok, quindi non solo per l'umidità ma anche per bloccare la lievitazione. Esattamente, serve. Solo per quello, Aggiunto anche questo, aggiungiamo la polvere di caffè. Guarda che lucida! Scusa un attimo, ci avrò la soddisfazione di aver fatto una cosa. No, devi mescolare ancora perché c'è comunque un grumetto. Adesso me la fa rovinare apposta, perché così non la polvere di caffè, che il caffè è un ingrediente, diciamo, fondamentale per il tiramisù. Allora, anziché inzuppare la crostata, la base di pasta frolla, che sarebbe del tutto inutile, sì, andiamo ad aggiungere all'interno dell'impasto. Ok. Ok, normalmente, direttamente la polvere, non un infuso. Allora, normalmente andrebbe aggiunto un infuso, ma io voglio avere un gusto molto più presente. Ok, quindi è possibile fare anche così. Ok, vado per gradi e adesso aggiungerò le uova. Ne aggiungiamo due per questo quantitativo, uno alla volta, perché deve assolutamente assorbirsi all'impasto. Uovo intero. Uovo intero. Uova medie, quindi classica sui 58-60 grammi, bene o male, di uovo intero. Ma senti una cosa, perché hai detto separati? Che perché separati? Perché io voglio fare amalgamare bene prima il primo uovo, poi aggiungerò il secondo. Perché altrimenti uno shock... No, non per quello, perché io devo fare incorporare bene l'uovo all'interno. Okay. Perché abbiamo comunque un composto molto solido e spumoso e soprattutto grasso, che cercherà di rifiutare la parte di uovo inizialmente. Ok, quindi tutto questo prima di aggiungere poi la farina. Esattamente. Quindi come ultima cosa. Esatto, cosa importantissima da fare, quella sempre di far cosa? Mandar giù dalle pareti il burro che non si è ben amalgamato e che per centrifuga, logicamente, è andato a depositarsi lungo le pareti. Certo. Ok? E questa, dopodiché, una volta montata, aggiunta la farina, andrà messa su un foglio di carta di pellicola, sì, e fatta naturalmente raffreddare perfettamente in frigorifero. Ok. Quindi tutto questo veramente è, diciamo così, veloce. Veloce, cioè infatti non ha, cioè sembra, è una cosa complessa come dicevamo prima, però veloce, non richiede tantissimo, esatto, tempo. Adesso cosa faccio io? Sì? Verso la farina tutta insieme. Ok. E questo è il procedimento il quale avrà, il procedimento il quale. Sì, se esistesse. Finisci la frase. Deve durare poco. Perfetto, ce l'abbiamo fatta, abbiamo finito una frase, signore e signori, in meno di 20 minuti. Questo è il potere del dizionario Bazzanti, che noi vi consigliamo sempre anche come regalo di Natale. Ma tra l'altro non c'è stato il controllo dalla produzione, non esisteva, quindi entra di diritto un altro vocabolo. Grazie, all'interno grazie del vocabolario. La cosa fondamentale è far partire la planetaria proprio appena sopra la farina per poi spargerla ovunque, vero? Esatto, allora appena versi la farina devi far partire proprio alla velocità supersonica. Quindi così almeno, voglio dire, fai divertire i bambini e tutto quanto. Cerca la farina ovunque, è un gioco nuovo della... Sì, questa è una cosa che già capita. Vedi che adesso io faccio veloce e poi basta. Ok, quindi l'ultima parte deve essere fatta velocissima. Veloce, ma soprattutto proprio di tempo. Non dobbiamo continuare a lavorarla. Che fatica, Maria Versi. Lavorarla a mano? No, spiegarti tutto. Vabbè, ma io non so niente, voglio dire. Comunque adesso, mentre stai facendo questa cosa meravigliosa, attenta un attimo, non è ancora il momento rock and roll di Lenia Bazzacco, noi andiamo invece ad ascoltare qualche consiglio prezioso per la corretta alimentazione.
Bentornati all'angolo di educazione alimentare di Due Chiacchiere in Cucina, bentornata a Cinzia Dalla Gassa, la nostra dietista. Insomma, tutti voi avete cominciato a conoscerla e cominciamo tutti ad affezionarci un po' ai tuoi consigli e anche alla capacità che hai di rendere così chiaro e così lineare e semplice, cose invece che richiedono una grande preparazione e anche per quanto riguarda noi un grande impegno. Io vorrei approfondire un aspetto legato a una situazione pratica, insomma, il fatto quando giri per la cucina, ok, oppure per la dispensa, trovi qualcosina, un tarallo, un biscottino, una patatina, e nel giro di 2 secondi ti rendi conto che l'hai finito il pacchetto, hai finito il sacchettino e via. Come si fa a fermarsi e pensare, a dire oddio? È difficile fermarsi in quei momenti perché non sei pienamente presente, cioè sono degli automatismi, ti ritrovi a mangiare, ti ritrovi a realizzare di aver mangiato quando ormai sei arrivato alla fine, quindi richiede innanzitutto la volontà di voler modificare quell'abitudine, che non è scontato, cioè nel momento in cui la persona si rende conto che è disfunzionale, dice la voglio cambiare, aiutami a cambiarla, non ne posso più, e allora a quel punto ci si può lavorare, quindi deve essere la persona a decidere di volerla cambiare. Okay. Quindi proprio perché è automatica, lì diventa molto istintivo e non hai proprio il controllo della situazione. Cioè uno deve avere la consapevolezza di aver, non dico sì, un problema, e, ma comunque... E la volontà, la voglia di volersene veramente liberare, perché il meccanismo dell'abitudine è un po' contorto e quindi richiede un lavoro, non è la solita fai a meno di comprare i biscotti, perché nel momento in cui per varie ragioni li hai a casa, a volte riemerge quell'abitudine. Pensa anche che poi l'abitudine è una consuetudine sedimentata. Sì. Sì, è vecchia, quindi legata, antica, legata a tante cose. Difficile da gestire. Quando una persona realizza di volerla cambiare, si lavora molto sulla dilatazione dei tempi, cioè non è evita di mangiare, ma mangiala. Cioè se ti accorgi che mangi dei taralli o dei biscotti oppure delle patatine, io spesso suggerisco fermati, perché è una cosa c'è un'emozione dietro, senti che sta per arrivando, ti accorgi che sei vicino alla dispensa, lì conta molto il tempo, cioè l'importante è fermarsi un momento e riuscire a concedersi quell'alimento, però modificando la modalità. E torniamo allo schema simile a quello del divano, certo. Cioè respirare, perché molto spesso è un qualcosa che è molto frenetico, non hai il controllo, di solito il respiro è un po', no? Sì, è un qualcosa che va abbastanza veloce, anche perché non vuoi che gli altri ti vedano, quindi è un mangiucchiare, sì, un po'... diventa una cosa più fisica. Sì, sì. Quindi è un... si lavora ad esempio con delle strategie per aiutare la persona a gestire il proprio stato e soprattutto a modificare la modalità, quindi prendi l'alimento dalla dispensa, ti prendi una ciotolina, la tovaglietta, ti siedi a tavola, accompagni col tuo bicchiere d'acqua. Certo. E quell'alimento lo consumi, però rimanendo presente e consapevole di quello che stai mangiando. Quindi io dico sempre fermati, respira, cioè prendi atto di quello che sta succedendo e quindi dilati un po' i tempi, dopodiché se decidi di farlo perché potresti aver fame o per mille altre ragioni, lo fai però cambiando la modalità. Grazie mille, grazie, questa è una cosa veramente importante su cui ragionerò, perché bene. Grande consumatore, così a volte anche compulsivo, no? di determinate patatine o taralli. Noi ci fermiamo, salutiamo ovviamente Cinzia Dalla Gassa che ritornerà con noi e andiamo in cucina. Nel salottino delle eccellenze, quindi Due Chiacchiere in Cucina, oggi si parla di una professione magica, di una professione che ha un'aurea veramente data da eleganza, gentilezza e grande garbo. Parliamo di maître, ma ne parliamo con l'eccellenza dei maître, appunto con il presidente dei maître del Friuli Venezia Giulia, con docente Yal, consulente, docente e ovviamente in prima persona nel food and beverage delle più grandi catene alberghiere, diciamo così, d'Italia, e questo è un grande pregio. Il dottor Nunzio Buglione, buongiorno, benvenuto a Due Chiacchiere. Buonasera e
Ben trovato, Leo. Beh, è un grande piacere, perché questa è una professione che a me ha sempre stregato, e io vorrei che definisse lei il maître, o comunque il servizio. Ma il maître è il padrone di casa, è quello che tratta gli ospiti come se fossero a casa propria, li fa accomodare, li mette a proprio agio e gli fa vivere un'esperienza, un'emozione che loro portano a casa con loro quando vanno via. Ecco, questa è l'essenza di chi svolge questa magica professione, quello di far vivere a un ospite, a tanti ospiti, delle emozioni. Si crea proprio quasi un cerimoniale, no? In tutto questo, la capacità, un'empatia anche, la capacità di interpretare quello che sta succedendo all'interno del ristorante, cosa sta succedendo su un tavolo, quindi trovare il momento giusto, senza però perdere quella che è la linea del locale. Diciamo che sono due bisogni che si intrecciano tra di loro, il bisogno dell'ospite di vivere una serata, di stare magari una cena d'affari con amici, di passare una serata tranquilla, è quello che è il bisogno del maître, di sempre nella sua professionalità e nella sua discrezione, di far vivere al suo cliente, al suo ospite, un momento speciale. Ma infatti si parlava prima del fatto che chi poi lei guida all'interno del servizio, certo, che sono poi i camerieri, tutti gli addetti alle varie mansioni, no, del servizio, questa richiesta di eleganza, di gentilezza e di acume anche nel capire il come, dove, quando di un gesto. È molto semplice da capire, è una sala di ristorante, una sala di un albergo è come un'orchestra. E il direttore d'orchestra deve sapere equilibrare tutti i suoi orchestrali. È qui che, diciamo, equilibra quello che è un trombone, che può essere un cameriere un po' più anziano, e quello che è un giovane cameriere, li fa sì che l'esperienza di un cameriere e la giovinezza dell'altro, uniti, diano al cliente, all'utente finale, all'ospite, quella intreccio di professionalità e di leggerezza che può essere un giovane che si affaccia a questa professione. Quindi è un tutt'uno, bisogna veramente vedere tutte le variabili. Io adesso vorrei parlare di questo oggetto meraviglioso che abbiamo qui di fronte. E questo è un oggetto che ha fatto, diciamo, la storia di quello che è l'arte del servire. Abbiamo i primi accenni nell'epoca della Belle Époque, dove raggiunse il suo auge più grande. Parliamo del flambé, del flambé, il flambé di Sua Maestà il flambé. Questa è una tecnica di cucina in sala che risale all'incirca 1895. La tradizione racconta che fu il maître del Café de Paris di Monte Carlo che una sera, mentre stava chiudendo, arrivò lì il principe del Galles, che poi divenne Enrico VII, con una bellissima donna, e nel frattempo la cucina era chiusa e lui si preparò al momento, e da lì nacque la famosa crêpe Suzette. Ah, allora pensate che tornerà, spero, dottor Buglioni, a farci vedere come sarà questo flambé. Io nel frattempo vi ricordo un concorso molto importante che viene organizzato da lei, l'8 marzo, comunque in concomitanza con la festa della donna, un concorso solo per donne per quanto riguarda proprio maître, sala e il flambé. Questa è una cosa molto bella, noi la aspettiamo ancora volentieri, per raccontarci tante altri particolari e soprattutto per vedere questo gesto stupendo che sta tornando di moda. Noi torniamo in studio. La crostata tiramisù di oggi sta prendendo forma, questa impresa titanica. Esatto. Vedete che abbiamo dedicato tutta la trasmissione, dedicheremo tutta la trasmissione a questa ricetta. Questa è la pâte sucrée che abbiamo fatto prima, stesa in maniera molto sottile e messa in... Noi la mettiamo in abbattitore per almeno 2 ore, se non avete l'abbattitore, frigorifero 2 o 3 ore. Quindi partite il giorno prima eventualmente. Ok, con tieni il frigorifero. Poi per mano, favore così. Metterla in abbattitore. Ah, in abbattitore. Sì, lo stampo è da crostata è questo qui, con il fondo amovibile. Ok, quindi molto facile poi da
sformare nel momento in cui la toglieremo dal forno. Sformare, nel senso che uno la prende e comincia a cambiargli la forma, a un certo punto dice no, non mi piace più rotonda, la voglio quadrata, va bene. Esatto, adesso procediamo, siccome il tempo per noi è sempre tiranno. Sì, sì, no, no, prego, prego, vada. E dopo io ti lascio tutto il tempo che vuoi. Allora, cioccolato sciolto con la panna. Benissimo, andremo tra l'altro perché l'ho fatto io. Meraviglioso, guardate che lucentezza. Meraviglioso. Andremo ad aggiungere il mascarpone, che deve essere naturalmente di buona qualità, bello asciutto, vedi? E poi lo zucchero. Perfetto. Ok. Allora, nel frattempo che tu fai questo, io volevo raccontarti un po' una storia che arriva, però abbiamo una fonte molto accreditata, insomma, dico da chi arriva questa notizia, perché si parla della storia del tiramisù. Allora, notizia di Tiziano Taffarello, fondatore dell'Accademia del Tiramisù, perché sa che col tiramisù c'è comunque la diatriba sul fatto dell'origine, non origine e tutto quanto. Comunque, il signor Taffarello dice che nasce a Treviso nella seconda metà del Settecento, ok? Mm-hmm. Bene. Allora, in tutto questo, sai perché si chiama tiramisù? Perché ti era caduto? No, non è. E quindi hai detto: oh, questo dolce, tiriamolo su! Ecco, anche sì, diciamo così, che c'era qualcosa, c'era. L'azione del tirare su c'è, ok? Nel senso di energia, di momento rock. Momento rock and roll. Di energia perché? Allora, dicono sia stato inventato all'interno, sai, quelle case di divertimento? Luna Park? No, non il Luna Park, è un tipo di divertimento un attimo così, proprio energico, ci si mette palestra? Proprio esercizio fisico, più o meno, può essere anche una palestra, potrebbe essere anche quella. Insomma, all'interno di una casa d'appuntamenti, ecco, quello voleva arrivare. Ok. Praticamente. Salutiamo Merlin. Salutiamo tutte le case d'appuntamenti, ma in Italia ormai non ci sono più. Allora, sta di fatto che la maîtress, che era quella signora che stava all'ingresso, gestiva gli affari e tutto quanto, decise, per far ben nascondere l'operato dei clienti, no, che erano stati lì per divertirsi, non con la moglie, cosa ha detto? Diceva, cari uomini, quando tornate a casa dovrete comunque essere in forma per mantenere... Fate finta di niente. Per nascondere tutto quello che poteva essere il vostro... operato, allora Dava aveva creato il tiramisù, che poi era a base di, come si dice in dialetto veneto, sbatuin, ovvero uovo e zucchero, e quindi loro tornavano a casa con una botta d'energia e sradada! Pronti per la moglie, questo è il tiramisù, questa è la storia, speriamo che insomma sia servito. Tanto impegno della signora, ma non si sa. Allora, questa è la crema. Sì. Questo è un peccato, naturalmente. Io sai che sono contro i peccati, per cui va benissimo. No, soprattutto contro gli sprechi. Contro gli sprechi, perché è buonissimo. Senti, ok, vai. Questo va in abbattitore, anche allora, questo. Allora, ma in maniera molto rapida, perché questo mi consente adesso, mamma mia, che corse, di andare a creare la crema per il tiramisù, sì, in questo caso. Allora, cosa succede? Di solito sai che io sono abbastanza talebana in questo. Il tiramisù presenta uova, si fa la classica pastorizzazione, appunto, delle uova, certo, insieme con lo zucchero. Invece la panna non ci va, non sul ci tiramisù. Va. No, 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 no. Però noi facciamo una crostata al ricordo di tiramisù, per cui ho bisogno anche di una struttura. Quindi la mettiamo. Quindi in questo caso mascarpone, perché qua il mascarpone, insomma, è la patria. Certo, vabbè, voglio dire, il mascarpone è l'identità del tiramisù, esatto. Non possiamo fare altrimenti. E mi vado a prendere la panna, in questo caso, e ne metto, aspetta, mettiamo qua, 130 ml. Precisi, perché quelli servono, altrimenti poi si cambia. Diventa troppo liquida. Infatti. Allora, piano piano andiamo a mettere. Aspetta, che. 130. Scusi, siamo tutti concentrati a vedere la manualità. 130! No, 131, basta. Allora, se vi capita, quando pesate gli ingredienti, se vi capita la panna o il cioccolato, una crema qualsiasi, vedete che un paio di grammi, basta mettere dentro il dito e si toglie tutto, no? Si assaggia, nel frattempo siamo a posto. Vedi, perché il quantitativo che rimane sul dito, poi quello. Sai che io potrei uccidere per questa cosa? Nel senso? Mettere dentro le dita nel cibo così? Sì, no, ma nella planetaria sarebbe un po' difficile. Mettilo! No, no, sono ancora un po' accorto. Allora, andiamo a montare per bene. Quindi partenza lenta fino a poi dare la marcia maggiore, diciamo così. Esatto.
Quando vediamo che la struttura è bella e importante, la possiamo trasferire nella nostra sac à poche. Allora, volevo far vedere prima che avevo messo qua, questi sono i ceci, quelli che noi normalmente utilizziamo per idratare tutta la notte per poi andarli a cuocere. Okay. Naturalmente io li utilizzo più volte, cioè posso utilizzarli anche 3, 4, 10, 20 volte. E poi li cucini? No, perché una volta essiccati non puoi più fare nulla. Okay. È questo che volevo arrivare. Ah, perché io pensavo in realtà che sì, uno dice poi li riidrato tutta la notte, riesco a farla. Oh. Però mi devi preparare l'uscita dal forno della... Che meraviglia! Quindi sapete che poi nell'impasto è stato messo il caffè, è stata messa la polvere di caffè anche per avere il colore, per avere quel sentore proprio di sapore forte. E io nel bordo, sai cosa ho fatto? Ho spolverato con la polvere di cacao. E quindi quella... è diventata più scura, esatto, per dargli diamo del gusto che avremo dentro. Allora, questa è la mia... Che bella. Mi piace la soddisfazione nei tuoi occhi quando ci sono queste cose ben riuscite. Senti una cosa, Ilenia, per ricordarlo, quanto è stata in forno e a che temperatura? Allora, dai 15 ai 20, 25 minuti, dipende dalla dimensione appunto della crostata. Logicamente gli ultimi minuti, 2-3 minuti prima, togliete i ceci e diamo una piccola appunto botta di calore senza nulla sopra. Però tu vedi che è rimasta bella appiattita. Sì. Ricordate che nella cottura in forno, questa è una cosa che capita a tutte le persone come me, che magari non ha esperienza, nella cottura in forno, soprattutto quando stiamo arrivando alla parte finale della cottura, state molto attenti al forno, perché in un attimo potrebbe andare oltre la cottura. Quindi o bruciacchiarsi, sì, o comunque diventare troppo cotta. Esatto. Bastano veramente pochi minuti. Allora, vediamo. Io la farei andare in altri 2 minuti questa. Sì. Sì. Va bene. Intanto mi dedico alla composizione della nostra torta. Vediamo. Allora, fatta raffreddare. Sì. Vedi come si è solidificata? Qui abbiamo messo la ganache fatta prima con la panna e il cioccolato fondente e basta. E il mascarpone. E il mascarpone. E andiamo a stenderlo. Questo sarebbe utile farlo in più step. Nel senso, prima fare la crema, questa può essere fatta anche il giorno prima, e poi comporla, perché tutti gli ingredienti, una volta che sono stati fatti raffreddare, avranno una consistenza sicuramente migliore. E anche i sapori logicamente ne guadagnano, però come sappiamo il tempo è tiranno. Però voglio dire, se si riesce a trovare una soluzione in meno tempo per avere più o meno lo stesso risultato, lo stesso risultato, ben venga. Abbiamo tutti una vita frenetica, siamo tutti pieni di impegni. Io penso Regge sempre che tu abbia una storia d'amore con la planetaria, anche con l'abbattitore, tesoro. Segreta. Un elettrodomestico per la vita, potresti scrivere un libro. Voglio dire, una forma d'amore anche quella. Se uno ha una passione, credo tutti gli strumenti diventino veramente un... Io e la planetaria. Tu e la planetaria. Adesso noi lanciamo un appello, se volete darci delle idee per un libro, tu e la planetaria, fatelo su pure alla nostra mail duechiacchiere@telepadova.tv. Potrebbe essere... Poi ovviamente tutti i diritti rimangono a noi, però va bene. Vabbè, voglio dire, quante persone poi regalano idee e noi giustamente però le chiediamo. Se volete vi spediamo una copia. Sì, non autografata, quello dove... Sempre a pagamento anche quello. Sempre a pagamento. Allora, continuiamo la farcitura, sì, che è allora, quasi ultimata, credo. Sì, queste sono le classiche adesso crostate moderne, quelle che vanno di moda tantissimo nelle pasticcerie, ma anche proprio come... privato magari ci si dedica di più. C'è stato proprio una divisione netta, cioè il dolce tradizionale, magari rustico, deve essere veramente rustico, anche rustico. Nelle pasticcerie, invece il dolce, quello cosiddetto moderno, deve essere proprio, non deve avere sbavature, non deve avere nessun tipo di ricordo insomma del rustico. Cosa che io faccio un po' fatica, nel senso che per me... l'imperfezione dà anche la perfezione, perché secondo me quello che ti dice è fatto in casa. Quello sì, è vero. Tipo, questa cosa secondo me è sempre vincente. Questo è tipo un trofeo. Ma lo posso mangiare?
faccio. Ah, no, non so, magari dovevi finire, voglio dire. Io lo so, volevo dire a casa, non vi preoccupate, io poi il resto della settimana io digiuno. Condizioni dolci, ma. Cioè, il resto della settimana lui digiuna. Digiuna. Sì. Andiamo in onda il lunedì, il martedì, il mercoledì, il giovedì, il venerdì e il sabato. Quindi digiuni solo la domenica? Sì, quello è il fatto, vedo che sarà capito. È buona, garantisco io. Quindi? Allora, io adesso la metto un attimo a raffreddare questa. Okay. E poi siamo pronti. Che meraviglia. Quindi in sac à poche e faremo la guarnizione finale. Esatto. Praticamente. Io nel frattempo mangio. E tu dopo cosa fai? Io dopo, allora nel frattempo io mangio, tu finisci e invece voi che siete a casa ascoltatevi qualche consiglio importantissimo e molto molto curioso per quanto riguarda il bucato. Il mondo sta cambiando, noi stiamo cambiando. Quando acquistiamo siamo più attenti, più esigenti e più responsabili. Ad un prodotto non chiediamo più solo che sia efficace, vogliamo anche che sia sicuro. Per la nostra salute, per quella di chi amiamo e anche per il benessere dell'ambiente. Ecco perché abbiamo scelto Wave. Guarda un po' qui, prima c'era il detersivo. Oggi c'è Wave, il primo detersivo in fogli. Wave lava prendendosi cura dei capi perché contiene solo componenti naturali che rispettano la natura e i colori delle fibre e il benessere della pelle. 3 anni di investimenti per un prodotto destinato a rivoluzionare per sempre il bucato. Wave è ipoallergenico e antibatterico. Per questo è particolarmente adatto anche ai vestiti dei bambini. E quando il lavaggio finisce, Wave dov'è? Non c'è, si è sciolto. Perché Wave è completamente biodegradabile. Così, mentre ci prendiamo cura dei capi, facciamo qualcosa di buono anche per l'ambiente. Facile, efficace, eco-friendly. È pratico, nella sua confezione super compatta, non pesa e non ingombra. Così leggero e comodo quando fai la spesa, perfetto quando sei in viaggio. Solo un foglio Wave, non sporca e non si spreca. Prendilo, dividilo, mettilo nel cestello, avvia il programma e vai! Ecco fatto, ecco Wave. Ecco a voi il futuro per lavatrice e lavaggio a mano, per capi bianchi e colorati, profumato e in versione sensitive senza profumazione. Siamo tornati qui in cucina per vedere la conclusione della crostata tiramisù di oggi, ricetta di Ilenia Bazzacco, ricetta che potrete trovare anche su Timo e Vaniglia, il tuo blog. Questa devo ancora inserirla, questa è un dolce regalo che io ho fatto a tutti voi. Che meraviglia, grazie. Allora, abbiamo montato il mascarpone con la panna e lo zucchero a velo. Sì. E ovviamente sac à poche, con grande maestria la stai preparando. Che meraviglia. Volutamente così liscia che sembra dall'effetto meringa quasi, no? Sì, io amo tantissimo la pulizia nella decorazione, okay. Sì, stelline o cose del genere in questo caso. E poi l'immancabile, logicamente. D'altra parte, se deve essere tiramisù, deve avere il cacao sopra spolverizzato. Quindi questa sono tutti i procedimenti: prima la pâte à sucre, poi la crema al cioccolato, poi la crema al mascarpone. Stiamo finalmente decorando dopo questa lunga fatica, che però, come se seguirete tutti i procedimenti che poi Ilenia ha descritto in maniera estremamente esauriente prima, riuscirete a farla anche voi. Credo, ecco, la cosa fondamentale: attendete almeno 10 minuti prima di addentare la fetta, perché c'è il cacao ancora polveroso. Ok, perché c'è un limite di tempo, altrimenti un po' come si fa con i tartufini. Fai che così. Messo uno, se la respira e poi alla fine si rischia di soffocarsi. Certo? No, guarda che c'è una roba, è come il succo d'arancia. Cioè, vedi veramente il succo d'arancia? Se ti va storto il succo d'arancia. Sì, vabbè, ma non è che uno si aspetta al tempo, poi vabbè. Comunque, in tutto questo, vedete quanto è diventata bella la nostra crostata tiramisù e adesso mangiamo. Ma no, come mangiamo? Che mangiamo, voglio dire? Dobbiamo aspettare per mangiarla perché c'è tutta la parte come si dice? Del cacao. Allora, vedevo se c'avevo altre cose meravigliose. Fammi vedere. Tiramisù.
Ecco, tirami su. Prima parlavamo della... Vedi, per esempio, parlavamo prima del discorso delle case d'appuntamento, sì, cose varie. No? Giovanni Comisso, il grande scrittore trevigiano, mm-hmm, alla fine dell'Ottocento, fino a lui è morto nel 1969, è praticamente testimone più informato sulla ricetta del tiramisù. Il poeta ha scritto nelle sue memorie, raccontato agli amici più stretti, che sua nonna, discendente del conte Odoardo Tiretta, era una devota del tiramisù, anzi del tirame sospiro su, come lei chiamava questo dessert, e spesso consumava abitualmente nella cena invernale. Quindi già nell'Ottocento conosciuto a Treviso, quindi forse questa battaglia delle origini che del tiramisù. Che poi sai che è venuto fuori la ricetta del tiramisù solo nel dopoguerra, sì, perché sì, era ancora tabù. Era ancora tabù, non si poteva mangiare, invece poi è stata finalmente divulgata, noi possiamo assaggiarla sempre. E adesso ovviamente dobbiamo abbinare un vino buonissimo. Quindi chi meglio degli amici di Ice Veneto può darci questa informazione? Eccoci ritrovati, Vito. Allora, crostata tiramisù, quindi pasta frolla, mousse al cioccolato, panna e mascarpone, proprio una cosa godereccia oggi, veramente. Una meraviglia. Allora ho pensato a un moscato fior d'arancio spumante con le oganei, veramente un vino che si presta benissimo all'abbinamento. Grazie. Con un dolce così strutturato, così importante. Profumo tipico, lo sorseggiamo. Avevamo già la bocca impregnata da quella piacevolezza. Senti come ha ripulito bene la bocca. L'abbraccia proprio, meraviglioso. E questo, pensa Leo, è uno dei vini dei quattro consorzi che aderiscono alla manifestazione che si chiama Perlage all'interno del nostro Congresso Nazionale Associazione Italiana Sommelier dal 22 al 24 di novembre a Verona. Questa specifica sezione è dedicata agli spumanti del Veneto. Quindi Prosecco di Conegliano Valdobbiaden, Lessini Durello spumante metodo classico, Garda Doc spumante e poi Colle Ugani con il fior d'arancio e il serprino. Ma non solo, c'è anche Pergola, è un'altra manifestazione dove ci sono tutte le specialità culinarie del Veneto. Buono. Dalle ore 10 alle ore 19, sempre a Verona, all'interno del Palazzo della Gran Guardia, quindi proprio in centro, in Piazza Bra. Nel cuore di Verona. Ci sarà la possibilità di degustare le migliori specialità caseare e anche a base di carne, di salumi, di insaccati. Poi l'indomani e la domenica, alla Fiera di Verona, al Palexpo, ci saranno in libera degustazione dalle ore 10 alle ore 19, la manifestazione si chiama Vinezia Tasting, tutti i vini censiti dalla nostra guida Vinezia, tutti i vini del, certo, Veneto, ci sarà una selezione di circa 100 cantine, 300 vini almeno, come dire, in libera degustazione, e quindi ci sarà la possibilità di degustare le migliori specialità del Veneto. Non solo, ma ci sono anche delle degustazioni guidate, cosiddette masterclass. Quindi uno può effettivamente, che non sa nulla, può farsi guidare e imparare molto. Sì, tu basta che vai sul nostro sito congressonazionale.aestalia.it e ti puoi prenotare e acquistare il ticket per le varie manifestazioni. Per esempio, sabato 23 all'interno della Camera di, sì, Commercio c'è una manifestazione di cui avrò il piacere di condurre la prima degustazione, dedicata ai vini rossi ottenuti da vitigni bordolese, i 7 migliori vini rossi da vitigni bordolese del Veneto. Sarà dalle ore 12 alle ore 13:30, poi ce ne saranno tante altre dedicate agli amaroni, dedicate al soave, eccetera, quindi c'è solo l'imbarazzo della scelta. L'importante è andare sul sito del Congresso Assolutamente. Nazionale. Assolutamente, non c'è nessun problema, basta iscriversi, basta Assolutamente, entrare. Basta poi iscriversi. Prendetevi però dalle 10 alle 19 di tempo, io lo dico a tutti, perché quando si comincia un percorso così, alla fine bisogna portarlo a termine. Ma vedi, fai un paio d'ore per l'age, poi ti viene voglia di assaggiare qualcosa, vai a Pergola, magari vuoi andare fino alla fiera e allora vai a assaggiare qualche altro vino, eccetera. E poi pensa che abbiamo altre sedi dove ci sarà il congresso vero e proprio, al Teatro Filarmonico, ci sarà un concerto dell'ente lirico che aprirà il congresso, ci sono dei seminari di approfondimento sulle tematiche, perché il tema del nostro congresso è l'enoturismo. Cioè il vino, certo, apre la porta al turismo. Quindi completezza, l'insegna del buono, della bellezza e dell'alta qualità. Questo sarà il weekend di cui parlavi, di Perlage, poi per gusto. Noi vi diamo l'appuntamento, come sempre, alla prossima puntata, anche con Vito, ma adesso torniamo in cucina.
Si conclude anche oggi la puntata di Due Chiacchiere in Cucina. Questo è il risultato del grande lavoro di Ilenia, devo dire la verità. Con il tuo oggi aiuto. Io sono stato bravissimo, però voglio dire, credo che il merito sia a maggior parte tuo. Questa crostata... Ringraziamo la pasticceria. Non dirlo, perché sennò comunque grazie qua dietro. Allora, crostata tiramisù, questa è un'idea bellissima per chi ama il tiramisù, però ama anche la crostata. Esatto. E quindi questo pâte sucrée... È proprio l'unione come... della sì, dolcezza sì, con il col maschio. Sì. No, ti viene proprio sincera sta cosa con me. No. Non sai, non mi vuoi dire. La dolcezza con sì, la parte, insomma. Vabbè. Così, ok, insomma. Se ci credete anche voi, continuate a seguirci, mi raccomando. Abbiamo un appellativo. No, com'è rimbalzare? Ci siamo, tanto non si rompe la testa, è dura. No, però ti ho lasciato il trucco. Non ti preoccupare. Ricordatevi la nostra mail, duechiacchiere@telepadova.tv, i nostri social, ci vediamo alla prossima puntata, ciao! Ciao! Grazie, Leo. Grazie, Ilenia. Grazie. Di cuore, grazie. Guarissimo.